Lei ha mai tradito? Sì, no, l'ho detto una volta, sì, mi è capitato. È successo. Adesso è successo. È stata mai tradita? Ma Questo che sicuramente, non lo so per certo, ma sicuro, ma sì, ma nella La vita. sfiducia. Quali sono le sue trasgressioni? Sesso, droga e rock and roll? Quale delle tre? Sesso, droga e rock and roll. Droga no. Però ognuno ha la sua in realtà, no? Per esempio, io che le droghe non le frequento, non le ho mai frequentate, però a me il vino, un bicchiere di vino quando torno a casa, proprio lo necessito. Ora non Crede so nella dove, come e monogamia. quando. Preferisco No, io penso che la pensare. vita non è ordinata e che quindi ci possa stare, che non è che uno perché sta con una persona, capito, atrofizza pensieri, cuore, muscolo e altro, cioè. Voto si darebbe da 1 a 10? No, e là come non mi ricordo se proprio lei ha risposto così, però è vero, anche io mi darei voti diversi, no? Però invece dando un voto, ma un 7, che tanto mi fa un. Che belva si sente. Ma direi un Jack Russell, perché ha delle caratteristiche, diciamo, da rompiscatole, se attaccarla al polpaccio non ti muore più. Sono scesa e c'era una torre sola, e io non capivo se ero. Sì, se me lo stavo sognando, in che stato Sei stavo, bevuto, tipo. se ho bevuto, che avevo preso la sera prima. L'unico pensiero è stato: è la terza guerra mondiale, non rivedo più i miei. L'anello più debole di certe organizzazioni criminali di stampo mafioso, nel caso ovviamente della Camorra, sono le donne e sono i bambini e sono i ragazzi. Perché sono ragazzi che ci finiscono e quando finiscono in carcere, quella è la loro prima chance. Senti una diva? No, è la diva. No, non senti, però No, beh. ma non lo so, non è che non sarei pazza se fosse no. Invece l'obiettivo è entrare un po' nel profondo, diciamo, della personalità, coglierne sfumature magari inedite. Tanto i personaggi sono stati tutti straintervistati. La cosa interessante è cogliere o degli aspetti inediti del carattere oppure tirare fuori una novità. C'è invece un ospite che ti ha messo un po' in difficoltà. Per esempio, mi ricordo la puntata con Fabrizio che a un certo punto sembravi un po' rossa. No, Fabrizio è molto simpatico. Fabrizio è molto divertente. È stato molto simpatico in quell'intervista. Io mi Ma sono molto divertita. Fedez non ci si riesce proprio a portarla No, Fedez doveva a termine. So che comunque stai veramente. continuando a provarci, No, ma perché. doveva venire, cioè sarebbe dovuto venire. Adesso vediamo nell'elezione di aprile. Che gli volevi chiedere dello schiaffo alla cinese, Sì, penso tutti mi che dicono una in quel modo, belpata. in questo Tutti, scusa, ma momento, come me te è lo voglio venuto? Sei sapere. il. Cioè, a parte uno di Si è voi perché partito la tutto da lì. reazione. Ti capita di avere un po' di ansia prima dell'intervista? Ma io non soffro d'ansia, però comunque la vivo come un esame universitario. Qual è l'intervista che più ti ha messo in difficoltà? Sicuramente le interviste, diciamo, che per me sono state più delicate è stata la Faranda, la brigatista, no, ex brigatista, alla Pinto, che è una camorrista che non si è mai pentita, si è dissociata, perché lì devi, diciamo, stare più attenta a quello che vi dicevo prima, no? Non bisogna sbagliare. La Merkel, la donna di ferro, così, e poi quei tremori.